bene? Sì. Allora, dopo aver smontato le cover laterale, superiore e posteriore, abbiamo questo quadro. Bisogna togliere tutti i consumabili. Cerchiamo di coprirli per evitare che prendano luce. Lavoriamo nella parte posteriore. Togliamo la vaschetta. Togliamo la cover. Attenzione a questo gancio che si perde facilmente. Dopodiché cominciamo a svitare la cover della vaschetta di recupero. Tenete presente che potreste trovare più o meno viti. Io adesso qui non ve le faccio vedere tutte perché non ce l'ho neanch'io. Dipende dalla stampante, quante volte è stata smontata e da chi è stata smontata. C'è una vite qua giù. Se non siete sicuri, vi consiglio di fare una foto panoramica, soprattutto alla DC Controller. Per togliere questo, da qua, tirate verso di voi e viene via. Staccate il cavo. Occhio ai gear e occhio a questo che può cadere. A questo punto svitiamo la formate. Togliamo gli interconnected. Ripeto, qui sotto c'è una vite ma io non ce l'ho, quindi potreste trovare più viti o meno viti. Anche qui c'è un'altra vite che io non ho e un'altra qui che tiene la i due case. Allora, dopodiché cominciamo a scollegare tutti i cavi, flat e non. Questo, attenzione, ricordatevi di reinserirlo, altrimenti la stampante vi dà errore. Oltre a tutti i connettori, stacchiamo anche uno, due e tre. Fanno uscire i cavi. Okay. Questo in sostanza è il quadro finale, quindi togliere tutti i cavi dalle guide. Dopodiché si scollega questo.
si può anche lasciare qui e si svitano 1, 2, 3 e chi ce l'ha? 4. Attenzione a questi due cavi, questi due flette che poi nel rimontaggio dovranno riandare dentro alla fessura. Arrivati qui, si scollegano. Attenzione a non intrecciarli troppo. Si toglie l'high voltage del secondary transfer. Attenzione al flat che sta qui sotto, bisogna tirarlo via. Ok. Quando si rimonta questa, fare attenzione che questo entri dentro. Arrivato a questo punto, manca l'high voltage. Vite, una sola. Poi alta tensione della belt. Che ha un cavo che passa qui dentro. Ok, arrivati a questo punto si smontano il flat del il cavo del motore. Questo vi consiglio di toglierlo tutto con tutto il sensore. Troverete un cavo in più su questo modello che voi non avrete. Questo è il duplex. I vostri modelli non hanno. Quindi una volta che, dopo che abbiamo separato, abbiamo tolto il cavo del fusore, abbiamo staccato questo connettore, abbiamo staccato questo connettore piccolino, quello del duplex voi non lo avete, io adesso ve lo tolgo, altro connettore del fusore con questi altri due più questo vanno via, quindi la stampante la troverete in questa situazione. A questo punto 1, 2, 3, 4, 5, 6 e togliete via il main drive. C'è rimasto questo pezzettino qui che adesso vi tolgo, che non è altro un fermo per poi mettere il case della formatter. Niente di impegnativo. E viene via il main drive. Per il rimontaggio consultate il secondo tutorial.